Onorevole Presidente, onorevoli deputati, ieri nel rimettere nelle mani dell'onorevole Presidente il testo delle mie dichiarazioni programmatiche, ho già rivolto un breve saluto alla Camera dei Deputati. Ho avuto modo di ringraziare il Presidente Fini per il ruolo sempre costruttivo con il quale è molto utile, con il quale in questi giorni mi ha agevolato, così come il Presidente del Senato, nel mio percorso da novizio attraverso il processo delle consultazioni e poi della presa di servizio. Permettetemi di insistere, presa di servizio. Desidero in questa sede rinnovare, ma lo faccio con riferimento telegrafico perché il testo lo trovate nelle considerazioni da me depositate ieri, il mio ringraziamento e saluto deferente al Capo dello Stato. E desidero in questo momento rivolgere un pensiero rispettoso e cordiale al Presidente Berlusconi, di cui ho molto apprezzato il senso di responsabilità istituzionale e anche da parte sua il contributo che ha dato in questi giorni a rendere per quanto possibile semplice questa successione a Palazzo Chigi. Lo ringrazio molto per questo. Sono colpito dal fatto che sia ieri sia oggi una persona che so essere molto rispettata da tutti mi ha usato la grande cortesia di essere presente nella tribuna del Senato ieri e della Camera dei Deputati oggi per ascoltarmi. Si tratta del dottor Gianni Letta, il dottor Letta ha ricevuto in questi giorni apprezzamenti più elevati istituzionalmente del mio, ma mi permetto di associarmi a queste espressioni. No. Nella mia replica, che ovviamente sarà breve, mi permetterete, spero, di non riprendere i moltissimi spunti, ma dire spunti è poco, i moltissimi contributi di grande rilievo dal punto di vista dei contenuti delle politiche che sono stati arrecati. Come è stato chiarito nel programma ieri presentato, ci siamo concentrati in sede di dichiarazioni programmatiche sull'essenza, sulla missione di questo governo che, ribadisco, intendo e intendiamo come governo di impegno nazionale, e ciascuno dei ministri avrà poi modo, presto, nelle rispettive commissioni parlamentari di interagire, soprattutto di ascoltare in una prima fase per mettere bene a fuoco con i vostri contributi il da farsi. Sono state notate alcune
omissioni dalle dichiarazioni programmatiche. È vero, lo dico paradossalmente, sono volute, perché abbiamo cercato di concentrarci su quella che io e noi consideriamo l'essenza e ci siamo anche sforzati di non affliggervi una elencazione rituale e magari leggermente stucchevole. Ma su due o tre punti vorrei dire quanto segue. Anzitutto, per quanto riguarda il federalismo, e devo dire sia ieri in Senato sia oggi alla Camera, ogni tanto avevo dei soprassalti identitari al mio interno, perché mi dicevo ma tu non sei settentrionale, non sei lombardo, non sei varesino. E per quanto riguarda il federalismo, permettetemi di dire che non vedo nessuna contraddizione tra il rispetto per quanto è già stato deciso in materia di federalismo, che ovviamente il governo intende seguire da vicino nel processo di attuazione per quanto riguarda in particolare il federalismo fiscale, e l'avere istituito una specifica attenzione alla coesione territoriale, che, se permettete, è un valore che interessa a tutti, poi dipende dalle modalità con cui viene realizzato, e su questo, come su tutti gli altri temi, saremo aperti alla critica e al dibattito. Un'altra, del valore costituzionale delle autonomie speciali, ho già detto ieri in Senato. Per quanto riguarda gli italiani all'estero, ai quali ho dedicato, devo dire, e sono grato a tutti i gruppi politici, ho dedicato tempo nell'interesse mio, perché avevo bisogno di imparare, e non ho certo finito di imparare in pochi giorni, come ho avuto modo di dire agli italiani all'estero, quando li ho consultati, sento molto il tema, non tanto, ci sono alcuni aspetti problematici, ma soprattutto nel suo significato di ricchezza del paese. Del resto, ho avuto io stesso l'esperienza di essere italiano all'estero per 10 anni, quando ho lavorato alla Commissione europea, e in questo momento, permettetemi di ricordarlo e di ringraziarli per la fiducia che mi fecero all'epoca, per 5 anni su designazione del Presidente Berlusconi, per 5 anni su designazione del Presidente D'Alema. Ebbene, ho visto quindi anche per esperienza diretta alcuni problemi degli italiani all'estero, e questo tema nella mia memoria personale e familiare va molto più indietro, perché io, nato a Varese, avevo un padre nato in Argentina, figlio di emigrati italiani all'estero in Argentina. Scusate questi riferimenti personali. E per chiudere sugli aspetti personali, uno degli intervenuti di questa mattina mi ha detto, scusi se la chiamo ancora professore, vi prego continuate pure a farlo, perché un altro mio titolo, quello di Presidente del Consiglio, durerà poco, e quindi, come diceva una volta un mio eminente predecessore, senatore a vita Giovanni Spadolini, i presidenti passano, i professori restano. Durerò e dureremo poco. Dureremo non un minuto di più del tempo sull'arco del quale questo Parlamento ci accorderà la fiducia. Quello che è mia intenzione, naturalmente, è di proiettare la mia squadra di governo e la nostra collaborazione sulla prospettiva da qui alle elezioni, e
non mi accingerei neanche, questo l'ho chiarito a tutti con schiettezza, è un compito già quasi impossibile quello che ho l'onore di ricevere, ci riusciremo. Non avrei potuto naturalmente neanche prendere in considerazione di accettare per un compito di questo genere, nel quale coinvolgo personalità di primo rilievo sul piano professionale e istituzionale, con la predeterminazione di una durata più breve di quella. Naturalmente dureremo quanto la vostra fiducia in noi. Se possibile, rendere questo concetto di profonda dipendenza del governo dal Parlamento con espressioni diverse da quella di staccare la spina, sarei grato, perché di nuovo avremmo dei problemi di identità, non ci consideriamo un apparecchio elettrico e poi saremmo forse incerti se siamo un rasoio o un polmone artificiale. Rivolgo brevissime, onorevole Presidente, infine considerazioni sui temi per i quali la forza politica, che profondamente rispetto e che ha dichiarato la propria opposizione, anche se ha promesso, e ne sono sicuro, un atteggiamento costruttivo, ha motivato il proprio non sostegno, la propria opposizione. Un punto essenzialmente, su tutti gli altri saremo messi alla prova, permettetemi di reagire tuttavia in modo molto chiaro e netto, lo faccio non tanto per me quanto per i miei colleghi di governo, sulla questione conflitto di interessi, poteri forti e altre espressioni di pura fantasia che considero offensive. Anch'io convinto che molta parte della responsabilità della crisi finanziaria prima, economica poi, sociale adesso, in parte politica, che attraversa il mondo e l'Europa e l'Italia, sia dovuta a gravissimi vizi di funzionamento delle istituzioni finanziarie e dei mercati. Credo che una delle cose che dovremmo tutti sforzarci di fare, in particolare noi italiani, questo vale per le istituzioni ma vale anche per gli individui, è di abituarci a trovare meno facilmente le responsabilità altrui e a guardare un po' di più in noi stessi. Questa mattina ho visto un gruppo di bambini delle scuole che osservavano i vostri lavori, i nostri lavori, e pensavo che non certo questo Parlamento, che è molto responsabile, che ha fatto in questi anni un lavoro importante di inizio del risanamento della finanza pubblica, ma cosa penseranno quei bambini se si dice loro che è il resto del mondo che ci ha messo nei problemi e non decisioni prese per decenni in quest'aula, in un'altra aula, e da parte dei governi che si sono succeduti, con le migliori intenzioni magari, ma quando c'era poca attenzione ai temi dell'equilibrio della finanza pubblica. Vi assicuro, onorevoli deputati, che quella stessa garbata insistenza che ho nel suggerire di guardare prima di tutto le responsabilità che stanno in ciascuno di noi, la applicherò e la sto applicando anche
alla parte dell'Italia alla quale noi apparteniamo, la società civile. Troppo facilmente la società civile punta il dito contro la classe politica. Io di questo sono indignato. Penso che la missione che forse ci accorderete è quella di prolungare, intensificare, in parte ribilanciare il lavoro di risanamento, di puntare di più alla crescita, ma nel breve periodo di permanenza al governo credo che noi ci sentiremo alla fine veramente contenti se vi avremo aiutati ad accrescere, uso il verbo accrescere, la credibilità delle istituzioni presso i nostri concittadini. Per cui da questo punto di vista ci sentiamo veramente in spirito di servizio come credo a questo punto io abbia chiarito in questi giorni fino alla noia, in atteggiamento di umiltà, ma anche di determinazione evidentemente, per favorire una parziale almeno deposizione delle armi presso le forze contrapposte, il che speriamo possa agevolare la presa di decisioni e la spiegazione ai nostri concittadini anche di decisioni non facili, non gradevoli nel breve periodo. Ultima considerazione a proposito di conflitti di interessi, poteri forti, eccetera. A parte che io di poteri forti, lo dico con molto rispetto, di poteri forti in Italia non ne conosco. Magari l'Italia avesse un po' di più qualche potere forte. E se per poteri forti intendiamo quelli veri, ci sono alcuni poteri forti nel mondo. Io ho avuto il privilegio di vederli quasi tutti i veri poteri forti del mondo nelle mie funzioni di commissario alla concorrenza e spero che gli onorevoli che hanno manifestato dubbi sulla mia indipendenza di giudizio e di azione, magari molti di loro sono giovani, quindi può darsi che non ricordano vicende di 10 anni fa, ma questi poteri forti se le ricordano ancora. E il giorno in cui proibì una fusione tra due grandissime società americane, benché fosse intervenuto anche pubblicamente il Presidente degli Stati Uniti su di noi, su di me, l'Economist scrisse: il mondo degli affari americano considera Mario Monti il Saddam Hussein del business. Scusate questa considerazione, ma capirete quindi perché siamo leggermente disturbati, ma tocca a noi dare la prova che voi non avete ragione da queste allusioni. Sì. Onorevole Presidente, noi siamo in atteggiamento, come ho detto, di umiltà, di servizio, solleciteremo e apprezzeremo il contributo attivo, anche critico, da parte di tutti. Ci fa piacere, io non vi chiedo una fiducia cieca, a tutti chiediamo una fiducia non cieca, una fiducia vigilante. Ma pensiamo che se noi faremo un buon lavoro, nel darci o ritirarci la fiducia, forse voi dovrete anche tenere conto di quali sono le conseguenze per quanto riguarda la fiducia dei cittadini in voi. Tutto il nostro lavoro sarà ispirato dall'obiettivo
di avere un'Italia più forte, più degna, più fiduciosa come Italia europea. Sono lieto infine di annunciare a coloro che suggeriscono, e condivido interamente questo suggerimento, di far valere di più il pensiero e le ragioni e la forza dell'Italia nelle sedi europee. Sono lieto di annunciare che la settimana prossima avrò due visite, una a Bruxelles alle istituzioni comunitarie e una che ho concordato ieri su loro proposta telefonicamente con il Presidente Sarkozy e il Cancelliere Merkel, di un incontro a tre per avere d'ora in poi permanentemente il contributo dell'Italia nella soluzione dei problemi dell'euro. Signor Presidente, il Governo intende che debbano essere poste in votazione per appello nominale le identiche mozioni Cicchitto numero 100763, Moffa numero 100764, Franceschini numero 100766 e Galletti, Della Vedova, Pisicchio e Lo Monte numero 100767. Vi ringrazio.